orario di apertura 10. Siamo Valbondione, abbiamo appena lasciato la macchina perché oggi la missione è andare a vedere l'apertura delle cascate del Serio. Proprio aprono i rubinetti, Enel col comune si sono messi d'accordo per oggi, 15 luglio, ed è l'occasione anche per testare DJI Action 4 come camera vlog insieme a DJI Mike, che è qui, vedete, sullo spallaccio dello zaino. Batterie cariche, drone, tutto. Vediamo cosa riusciremo a realizzare oggi. Per poter parcheggiare ci sono varie soluzioni, sia i gratta e sosta che eventualmente la prenotazione tramite il link che vi lascio in descrizione. Costa 5 euro il parcheggio e dà diritto ad entrare, nel nostro caso, nella zona verde, dalla quale poi in circa un quarto d'ora si raggiunge praticamente il primo sentiero verso il rifugio Coca. Il sentiero prevede un'ora e mezza di cammino, 400 metri di dislivello, e il bello sarà farlo al ritorno, quindi verso le 10:30, quando sarà tutto buio e saremo noi, i visitatori, e la natura. Sarà molto particolare e anche una sfida, perché non abbiamo mai fatto una cosa del genere, e vedremo anche come se la caverà questa Action 4 con poca luce. Sarà proprio bello vederla all'opera. Siamo entrati nel vivo del sentiero, adesso sta diventando impegnativo perché si cammina direttamente sulle rocce, su massi grandi, a volte anche bagnati, e poi la pendenza è bella sostenuta. Niente male, direi. È veramente molto bello il percorso perché sei immerso nella natura ed è, insomma, un'esperienza, no? Perché sei a contatto proprio con la natura. Poi fa anche molto più fresco che da noi, sono circa 12 gradi in meno qua, però vi posso dire che salendo comunque fa caldo, e quindi essere vestiti pesanti ci sta per dopo, però in questa fase è un po' la difficoltà. Noi eravamo laggiù. Ho scoperto la lunghezza esagerata di quest'asta, è uno spettacolo, perché praticamente permette di avvicinarsi un sacco ai soggetti da fotografare. Infatti abbiamo realizzato questa foto di questa casetta veramente carina. Troppo forte. Allora, siamo abbastanza a buon punto, però devo dire che non è proprio una passeggiata questo sentiero. Infatti consiglio calzature adeguate e poi per rifarlo la sera necessarie le torce, assolutamente. Dopo infatti sarà divertente vedere la torcia all'opera. Non ho mai spento l'Action 4 e sono quasi passate 2 ore e la batteria è a più di metà ancora. Davvero sorprendente questa cosa. Anche se, come abbiamo visto nella review, scalda, va in overheating quando si gira in 4K60. Però io sto facendo tutta 24 attualmente e non sto avendo problemi, almeno per ora. Tra l'altro molto bello il mini borghetto che c'è qui, che abbiamo appena passato. Davvero carino. Vedete intanto il fiatone che avanza. Io quando vedo questi paesaggi di montagna mi chiedo sempre, ma le persone qua si devono fare tutto questo sentiero o c'è un modo di arrivare in maniera più agevole? Perché è veramente lunga. Bene, qui abbiamo un bivio, ma abbiamo un cartello. Tra l'altro, guardate bella questa clip, sembra tipo un dive, no? Fatto col drone, però vabbè, fatto con l'asta, meglio di niente. Siamo quasi giunti e alle mie spalle c'è un tramonto pazzesco, coperto dalle montagne, mannaggia, sarebbe stato bellissimo da vedere nella sua interezza, ahimè. Però siamo in un paesaggio veramente unico, davvero particolare, con le creste delle montagne davanti. Peccato per i fili dell'alta tensione che rovinano un po' il tutto, però bellissimo, veramente un bel posto. E la Simona non ce la fa più, vero? No, ma vai, io... Ah no, fresca come una rosa. No. Una cosa. Non lo faresti un altro 4 così? No. Fatti bene il video perché con me è la prima e l'ultima volta che verrai a vedere. Vedi le minacce? Bella. Però la cosa bella è che ha deciso di venire qua. Quindi qui abbiamo i fari per stasera, mentre là è la cascata che però già un po' c'è. E poi abbiamo sotto anche delle altre mini cascatelle. Invece sulla parte qua di sinistra
il sentiero che abbiamo fatto per arrivare, molto carino. E ora ci manca l'ultimo sforzo e poi ci siamo. È arrivato il momento di cambiare batteria, ufficiale, ufficiale. Avete visto qualche immagine col drone? È stato veramente emozionante perché non si vedeva niente, però il sensore è riuscito con la modalità notturna a realizzare qualcosa. Peccato per il tele, sarebbe stato bello poter utilizzare anche la notturna sul tele, però non c'è ancora al momento. E ora praticamente stiamo scendendo tramite questo percorso super sassoso, roccioso. Qui vedete la torcia necessaria. E dopo nel bosco sarà veramente figo perché sarà tutto al buio. Vi dirò che è stato molto bello perché era un'esperienza che non avevo mai fatto, però pensavo tipo a un getto dirompente e a un rumore assordante. In realtà è stato tutto molto graduale, molto anche dolce, direi, e si è sposato bene forse con tutto l'ambiente che c'era, che si era creato, che era molto rilassante, tranquillo. Quindi è stata una bella esperienza e direi che merita. Il rientro è un po' lungo e ora è tipo mezzanotte, quindi adesso un'ora e mezza per ritornare verso Milano, però insomma c'è stata, meritava. Mentre invece questa Action 4 sono proprio curioso di vedere com'è. È stata bella da utilizzare col DJ mic e da camera vlog perché è super leggera e compatta, quindi comoda. Però se la qualità poi non sarà al pari dovremo ritornare all'R5, lo sappiamo. Spero che questo video vi sia piaciuto e anche le immagini che avete visto vi siano piaciute, quindi vi aspetto alla prossima. Buona continuazione su YouTube.